30.000 tonnellate, 56 catene, più di 500 persone di 26 nazionalità, 6 piattaforme, 1.180 sacchi, 22 mezzi navali per un'operazione che non è mai stata fatta al mondo. Sono mesi che ci frantumano i testicoli con il recupero di una nave quando l'uomo è andato sulla Luna da 40, 50 anni, quant'è 40 anni? Ora, io poi, oggi tutti i termini, ho sentito la protezione civile che siccome è stato rimandato, come al solito, come tutte le cose italiane, doveva partire stamattina alle 6, l'operazione è stata rimandata di 2 ore, ho sentito nominare questa la Situation Room. Ma Maremma è indispettita, ma sei in Italia, ma chiamala la sala comando. Ora questa ricerca a tutti i costi di termini per impaurire la Situation Room. Ma se non sai l'inglese, nemica Ma è mi colpa nostra. importa una sega dell'inglese, ma Sei mi orfano, importa. per forza. Gabriele D'Annunzio diceva Dio stramaledica gli Ma inglesi. perché sei Dopo. vecchio? Ancora c'hai le citazioni di D'Annunzio. Vai, andiamo, è partita la rassegna stramba, non so se vi siete accorti, poi c'è sul web, andiamo ai giovani, voi giovani, bravi. C'è una disputa a Bologna tra la Bologna Bene e la Feccia, tant'è vero che si sono formati due gruppi, che una si chiama Bolo Bene, che racchiude i liceali, e l'altra Bolo Feccia. Ieri, questa, la Bologna Bene e la Bologna Feccia, si sono scontrati in piazza, al parco, 250 persone coinvolte. Ora io, ai tempi miei, queste cose c'erano, ma non c'era la Bologna Bene, c'era la Lecco Bene, che era l'annuncio della Pola Francesina che faceva dei fischioni che erano uno spettacolo. Leo! Quindi, se questi ragazzi invece che a Bologna andassero dalla Lecco Bene, Ma che cazzottata l'hai fatta anche io, te? No! no, io chiamavo il mio legale. Dunque, andiamo alla furia degli animalisti, perché ad Asti un cavallo muore al canamo di un palio che viene ovviamente sospeso e si scatenerà la furia di tanti animalisti, perché come dice, chi è quella rossa? Come si chiama quella Ma rossa? potrò avere un direttore che dice quella rossa, che non si informa Perché prima, che non si prepara le rassegne stampe, cioè io di quella quelle che rossa. dico le cazzate me le ricordo, Ma capito? quella rossa deve essere stata anche ministro, io non Sì, lo so, sì, sì. cioè, te non lo sai, No, lo so, però comunque. sei un direttore di testata. Comunque, dicevo, capita che gli animali muoiano di infarto, ne muoiono tanti, muoiono gli uomini. Insomma, a me mi fa un po' più effetto questa notizia sotto, che la regina d'Inghilterra versa sul filetto dei suoi cani il sugo personalmente. E quindi, sinceramente, visto che ci sono tanti problemi al mondo, dovremmo essere più, ma non dico materiali, ma più realisti. E veniamo ad Arezzo, Arezzo perché c'è stato lo street food carmen. Vedete, oggi no, l'italiano non esiste più. Cioè, al Prato hanno fatto queste cacate di mangiare stranieri. Pensate, ci sono stati 2000 cannoli, 3 quintali di bombe pugliesi, 7000 porzioni di arrosticini. Allora la mia domanda è: Aretini, ma i tupini, i maccheroni, l'oscio, la nana, i rocchi, l'acqua cotta. Perché non dobbiamo diffondere nel mondo questi mangiari, far lavorare le persone d'Arezzo che le sanno fare e gli altri vengano ad Arezzo, al Prato, per mangiare le cose nostre aretine? Ma di che sa far venire i pugliesi per vendere le cacate che fanno Puglia, che te Buonissime, ma che Ti dici? gratti il culo un mese, mangia l'anduja, ti Ma gratti. quella è la Calabria, non la È Puglia, uguale, te lo striaco da Roma in stamattina. giù sono tutti uguali. Lei da questo, fuori la testata.